Ciao a tutti, oggi preparerò con voi il gattò di patate arrotolato. L'ho chiamato così perché è un semplice rotolo di patate farcito con prosciutto o insaccati vari e formaggio, però io la preparazione la faccio identica a quella del gattò. Quindi mi è venuto il nome così. Iniziamo subito. Per prima cosa bisogna far bollire le patate per una quarantina di minuti e poi schiacciarle a mano o con lo schiacciapatate. Io già l'ho fatto e le ho fatte anche raffreddare. Ingredienti e dosi ve li lascio qui sotto nella info box. Schiacciate le patate, mettiamo il latte, aggiungiamo il pan grattato, mettiamo un uovo, mettiamo il sale, il pepe nero macinato, aggiungiamo il parmigiano reggiano grattugiato o il grana. Per finire mettiamo il burro fuso e mescoliamo per bene con le mani oppure utilizzando un cucchiaio o una spatola, come preferite. Amalgamato il tutto per bene, stendiamo un foglio di carta forno, mettiamo un po' di olio extravergine di oliva e lo spennelliamo con un pennellino da cucina. Spennellato per bene l'olio, mettiamo le patate. Con le mani adesso appiattiamo. Una volta appiattito e steso per bene, con una spatolina rigida andiamo a togliere le patate in eccesso, dandogli una forma più o meno regolare. Ovviamente queste patate le riutilizzeremo. Adesso mettiamo il formaggio, il prosciutto cotto e volendo ancora un po' di parmigiano reggiano grattugiato. Una volta messo tutto, aiutandoci con la carta forno, arrotoliamo il nostro gâteau o polpettone di patate. Perfetto, guardate che bello. Adesso, se preferite, potete mettere un po' di pan grattato. A me piace e quindi lo metto qui. Guardate, ce lo passo sopra in maniera tale che si attacchi vicino alle patate. Chiaramente non esagerate, non ne mettete tantissimo. Adesso andiamo a chiudere per precauzione, in maniera tale che non esce il formaggio, i lati, e poi chiudiamo il polpettone nella carta forno e lo inforniamo così, oppure se avete a disposizione uno stampo per plum cake lo mettete all'interno. Messo nello stampo o semplicemente nella carta forno, inforniamo per 25-30 minuti a 200 gradi in forno statico. Ne preparo nel frattempo anche un altro con la pancetta però. Ed arrotolo. Anche qui un po' di pan grattato. Chiudo i bordi anche qui, sempre per sicurezza. Arrotolo nella carta forno e metto all'interno dello stampo. Ed eccoci qui. Ne ho sfornato per il momento solo uno, l'ho fatto anche un po' raffreddare. Adesso lo taglio e lo assaggio con voi. Che bontà! Assaggio con voi. Sarebbe stato meglio con le mani, mi sa. Che una bontà! Fatelo e fatemi sapere come vi è venuto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!